Rieccoci signori, come promesso su Resident Evil. Sto registrando di seguito perché sono infoiato, anche se nello scorso appuntamento ci siamo bruciati un collezionabile qui. Oh, ma ce la fai? E che cazzo? No, ma non ci credo. Ma non ci credo. Non ci voglio credere che stanno arrivando ancora. Dai però, dai, andiamo via, va. Oh merda, ma ce n'è un'altra, Claire, pensaci tu. Io provo a schiacciare 8000 volte la X, magari funziona. Dai, ma quanto sei lenta. Dai, tira. Dai, andiamo via, andiamo via. Andiamo via di qui, mamma mia. Beh, al diavolo quel cazzo di posto. Dove credi che siamo? Oh. Io credo che siamo nella merda, Moira. Ma nella merda schietta. E sincera proprio. Oddio. 4 colpi di pistola e uno di doppietta. Beh, se non è survival, non lo so. Sembra un ottimo mix. C'è la roba, ma... dai, adesso ti fa male la torcia, su. Che cos'è? Ah, sapevo che c'era qualcosina qua. Vabbè, non spegnerla tanto. Perché la spegne? Boh. Mamma mia, signori! Disse la povera anima lamentandosi del suo destino. Oh, ancora questi stupidi braccialetti. Tu chi sei? Voglio risposte. Io sono la guardiana. La paura vuole un pubblico e un conduttore. Guardiana? Che cosa vuoi da noi? Bene, molto bene. Ma che inquadrature vi faccio, signore, eh? Neanche J.J. Abrams. Mamma mia, vabbè. Comunque, signori, porca vacca. Abbiamo lasciato un sacco di roba là dentro e mi girano i coglioni. Poi me lo rifaccio, figa, ma... Che brutta situazione. Che brutta situazione. Si muore male, eh? Prendiamo un'erbetta. Io giro con lei perché magari troviamo qualcosa di molto utile. Dato che non abbiamo nulla. Interazione. Qui c'è spugli. Finalmente. Viva la next gen. Poi vabbè, interazione. Fresche frasche, però. Andiamo avanti. In questi luoghi. Ma non dirmi che comincia a piovere anche, perché già di sfighe ne abbiamo avute abbastanza, eh? Finora. Claire, guarda, laggiù! Cosa? Torre? Una torre radio. Magari possiamo mandare un SOS. La torre di Far Cry. Quello del coltello nel culo. Sempre lui. Oh! Ma siamo a Majula, siamo! Siamo arrivati a Majula in Dark Souls 2. Dai che devo livellare, dov'è? Dov'è l'araldo? Che texture bizzarre. Io ho paura di andare lì, io apro questa assolutamente. Che tanto sono incapace di fare questo minigioco. Allora, comincia qui. Non vibra il joystick. Non dovrebbe vibrare anche per dirmi quando siamo sul punto giusto. Proviamo qua. Ma vaffanculo, io non ci capisco un cacchio in questa roba. Ma perché? Provo qui. La madonna, ma sì, ma... un po' impazzendo. Vabbè.
Ah, mentre focalizzo. Ah, ho capito adesso, ragazzi. Ho capito adesso come funziona. Se mentre focalizzi senti la vibrazione del pad, vuol dire che ci sei vicino o forse addirittura sopra, chiuso all'altro lato. Mentre invece, se mentre stai focalizzando non senti un tubo, sei fuori rotta. Semplice. Semplice, e ci ho messo 18 casse per capirlo. Complimenti. Grazie. Arrivederla. Buon anno. Andiamo avanti. Claire, vai avanti tu. Che hai... Merda! Oh, ma... Che bello quando tira fuori l'arma che controlla che ci sia il proiettile in canna. Adoro. Adoro. Perché non scarrella completamente. Ma lo apre appena appena per guardare che ci sia il proiettile. È una ficata. Allora, ragazzi, qua adesso è merda. Come al solito, eh? Devo stare di qui? Visto? Puoi farcela. Ci spara. Beh, ma Che guarda, cos'è? cioè, prevedibile come. Fanculo, Hollywood. Quello è stato tutt'altro che facile. Hollywood. Senti, Moira, mi dispiace. Non so proprio in cosa ti ho coinvolta. Barry non mi perdonerà mai. Non è colpa tua. In più, Barry può andare a fanculo. Si lamenta e sbraita in continuazione come una vecchia rompicoglioni. Allora, prima cosa, signorina, rispetto. Perché Barry, se non fosse stato per lui, cara mia, e non fare troppo l'arrogante. Ma quanti anni hai poi, Moira? Da fare. Cioè, nel primo Resident Evil, Barry era tenuto in scacco da Wesker. Perché appunto lo minacciava che avrebbe fatto fuori la sua famiglia. Quindi tu, Moira, eri già nata. Il primo Resident Evil è. Oddio, c'è un doblone. Vieni qua, Claire. Il primo Resident Evil è uscito nel 96. Figa 2 su 8, mamma mia. Però è ambientato nel 98. Quindi se nel 98 mettiamo tu eri già nata, cosa avrei avuto? 2 anni. C'hai 19-20 anni, Moira. 19-20 anni vieni a fare sto lavoro? Ma dai. Ma forse ne hai di più. Non mi ricordo. Non mi ricordo se parlano dell'età della figlia di Barry nel primo. Non, cioè, non in quello che abbiamo fatto noi, no. Però nel primo trovavi la lettera. Ah no, forse sì. Se lasciavi morire Barry, trovavi la lettera della sua famiglia. Può essere, ricarica rapida. Ma vabbè, mettiamola su. No, io la metto qui, a ricarica rapida. Sei lento come un culo. A parte che non ho proiettili, quindi c'è poco da ricaricare. Comunque non lo so, adesso mi documento, signori, poi magari ve lo dico nei prossimi appuntamenti. Comunque sì, lei ci avrà al massimo 22. 22 anni, 23. Moira. Rotto? Funziona? Funziona. E Claire quanti ne ha, scusami, Allora? eh? Allora? No, è andata. Claire? E Claire in Resident Evil 2 è la prima volta che la conosciamo. Rimani qui. Vado a dare un'occhiata. Che bella tutta intarsiata questa doppietta, che bei particolari. Claire nel Resident Evil 2. Oh mio Dio, cosa succede? Avrò avuto 18-20 anni. Resident Evil 2, anche lui è del 98. Ambientato nel 98-99. Speriamo funzioni. Merda, qualcuno mi sente? Il mio nome è Moira Barton. Io e i miei Grande! colleghi siamo stati rapiti con la forza. Non so dove siamo. Ci hanno messo questi cazzo di Parla braccialetti e questa bene, mazza su! continua a parlarci. Degli orribili mostri hanno ucciso gli altri. Per È una favore, storia credibile. aiutateci. Per uno della Per guardia favore. costiera che riceve il messaggio, dice: beh, bella giornata che si prospetta oggi. Partiamo! Figa! Aveva già Ripeto, portato il risico al lavoro pensando il mio di. nome è Moira Barton.
farsi una partitella coi colleghi. Devono andare qui. Oddio. Che c'è? Siamo in culo ai lupi. Siamo praticamente in culo ai lupi, signori. Beh, è finito. Prova completata, che lavoro di squadra. Ok, queste qua sono le cosine. Abbiamo preso una B. Wow. Morti mille volte là dal lanciafiamme. Un'ora e 8 minuti. Beh, signori, facciamo una cosa allora. Salutiamoci qui. E questa è il primo episodio praticamente. Non il primo episodio, la prima puntata. L'episodio 1, prima puntata. Adesso poi ci sarà la seconda mini campagna. Bello. Beh, non come intro non mi è proprio dispiaciuto, questa fase. Poi è stato bello tosto, porca vacca. Ho preso una S in precisione, però sono morto 1000 volte. Niente, poi me le rigioco io, perché i voti io ne sentivo, beh, sentivo 5, li avevo tutti altissimi, e quando si parla di voti devo alzarli. Via, via, via. Comunque abbiamo preso una bella B, va bene. Noi ci vediamo al prossimo appuntamento e vedremo la seconda mini campagna introduttiva. Alla prossima, grazie. Signori, fatevi sentire. Noi ci vediamo sul canale, condividete i video se vi siete divertiti. Ciao, alla prossima.